tornate sul mio canale. Oggi parleremo dei colpi di fulmine di ottobre, il mio mese preferito anche perché sono nata in ottobre e poi adoro assolutamente i colori autunnali, soprattutto di ottobre. Vi mostro i prodotti che mi hanno colpito particolarmente, alcuni appena aperti, gli altri li sto utilizzando da circa un mesetto, che mi hanno veramente colpito tantissimo. Come sempre vi ricordo che sono prodotti e recensione di quasi tutti i prodotti, diciamo prima impressione, almeno che non siano quasi verso la fine, lì ovviamente la mia opinione è già ben concepita. Direi di cominciare subito. Il primo prodotto che mi ha colpito veramente tantissimo, e vi giuro ragazze, io questo prodotto l'ho snobbato, più che prodotto il marchio l'ho snobbato per anni, ma da sempre, e sto parlando di cilli in queste versioni piccoline. Sapete che ho sempre utilizzato Cilli Pharma, quei barattoloni giganti, perché mi piace, sia perché c'è tanta quantità, sia perché sono particolare, sia perché c'è scritto Pharma, insomma sapete che io ho tutte le mie fisse. Però l'altro giorno l'avevo trovato in offerta il bipacco e avevo deciso di provarlo l'altro giorno, un bel po' di tempo fa, e ho deciso di provarlo. Ovviamente non ho preso la versione fresh, perché a me la versione fresh dà fastidio, mi dà fastidio proprio sentire freddo sulla Yolanda, mi sembra Jack Sparrow in mare, anche no, e quindi ho preso questa versione, scusate, con antibatterico, difesa e protezione, formula attiva antiodore con pH 5.5. Allora dice: rispetto all'equilibrio fisiologico, arricchito con agente igienizzante per un'efficace azione difesa anche quando si frequentano i luoghi ad alto rischio di contatto batterico, potenziato con molecola antiodore per farti sentire sempre sicura al tuo agio. Devo dire che non è male, perché all'interno troviamo l'estratto di timo, acido lattico, l'estratto di tea tree, l'estratto di salvia, è molto purificante anche se andiamo a sbirciare nell'inci, ma mi ha sorpreso tantissimo l'efficacia. È un gel abbastanza denso, quindi non vi scivola dalle mani, non vi serve una tannica di prodotto. Infatti qua dice che lo puoi portare sia sul bidet che sotto la doccia, perché è comodo, confezione piccola, e il pump eroga la giusta quantità di prodotto che vi serve anche da utilizzare sotto la doccia. Fa abbastanza schiuma, ma non è quella schiuma aggressiva, lava veramente molto molto bene, e ragazze, mi dà una sensazione di una pulizia pazzesca, ma non di quella pulizia purificante o di quella pulizia di zona sgrassata, zona sciupata, prosciugata. Mi dà proprio la sensazione di una pulizia profonda, e non cioè io questa sensazione non l'ho mai riscontrata con gli altri detergenti intimi. Forse se proverò anche Saugella impazzirò, perché già questo mi dà proprio, non so, non sicurezza, ma proprio una sensazione di pulizia profonda, non so come spiegarvi e non so trovare l'aggettivo giusto. Mi piace moltissimo, mi piace perché lava molto bene, mi piace perché non serve tanto prodotto, quindi anche un quantitativo da 200 ml mi durerà tantissimo. Mi piace che non mi va a seccare, irritare la zona intima, e soprattutto durante il ciclo e post ciclo, quando ho la Yolanda un po' sfasata, non me la va ad irritare. Quindi io ve lo consiglio. Non so dirvi molto sulla funzione, scusate, antiodore, perché io per fortuna non soffro di mali odori intimi, però mi piace tantissimo e ve lo consiglio se vi piacciono i detergenti intimi antibatterici. Poi, sempre per quanto riguarda il corpo, un prodotto che mi piace tantissimo, mi è piaciuto da quando l'ho aperto, è questo Body Butter 5 in 1 Urbano di Ecolatier. Ecolatier è un brand che potete trovare sul sito di make up, ha 98,7 di ingredienti naturali, 98%, è vegano. All'interno contiene l'olio di cacao, burro di karité, l'olio di cocco, l'olio di macadamia e l'olio di babassù. Ma fosse finita qui? No, assolutamente. Contiene anche l'acqua di moringa, l'olio di moringa, vitamina B3, calcio, vitamina E, vitamina C,
vitamina B6, vitamina B5, contiene anche l'estratto di sangue di drago, che è una pianta che va molto a lenire e a rigenerare. Quindi abbiamo un ince, anche il toccoferolo, abbiamo un ince estremamente estremamente ricco, sono 380 ml di prodotto e non ha un prezzo esagerato per gli attivi che contiene, perché comunque è molto affascinante dalla quantità di attivi all'interno. È una profumazione molto molto fresca, ma se vi aspettate un burro corpo tipo olio solido che si scioglie col calore della vostra pelle, questo non lo è. È il suo plus, perché è una crema molto particolare ma estremamente efficace. Questo è il quantitativo che ho utilizzato e potete vedere anche dalla texture e dalle mie ditate che è una texture soffice, e infatti io lo chiamerei un soufflé piuttosto che un body butter, perché non si avvicina neanche alla texture di una crema ricca, è proprio un soufflé, un budino. Basta poco prodotto perché tende a fare un pochino di scia bianca, ma una volta che si scalda con il calore del corpo sentite proprio a livello di tatto la componente oleosa, ma è quella componente oleosa che non va assolutamente a ungere, perché si sposa benissimo con la componente acquosa, quindi si assorbe molto molto facilmente lasciandovi la pelle asciutta, idratata e vellutata. È veramente ottima, eppur asciugandosi in fretta e lasciando comunque la sensazione di asciutto, vi va a proteggere molto bene e vi mantiene l'idratazione, perché io il giorno dopo, se mi faccio il bagno o la doccia, è come se sentisse sotto la doccia che si sciogliesse questo film protettivo che mi crea. Spesso troviamo delle creme che creano questo film protettivo, diciamo, ma che non idratano, invece questo idrata, questo va proprio a elasticizzare i tessuti, ma allo stesso tempo vi dà quella lieve protezione che è come se andasse a bloccare la perdita di acqua. Veramente ottima, soprattutto per chi non sopporta le creme pesanti, non vuole le creme unte ma vuole le creme ricche, perché magari ha una pelle disidratata, vuole andarla a curare ma non ha lo sbatti di star lì a massaggiarsi e rimanere appiccicoso. Questa è un'ottima crema, basta poco prodotto, il quantitativo è tanto e comunque ha un buonissimo ince e va veramente e seriamente a idratare la pelle. Io ve la straconsiglio, soprattutto perché ha una texture molto molto divertente, perché è proprio soffice, sembra di prendere la panna montata, vi dà proprio soddisfazione. L'unica cosa è che io prediligo i burri corpo d'inverno proprio per l'unto, quindi la sensazione di bagnato mi urta leggermente. Questo quando va a rottura vi fa un po' fresco perché è bagnata come texture, però è talmente buona che ci passo su. Ecco, io ve la consiglio, anche una profumazione delicata ma particolare, sa di pulito, di pulito, di fresco, ottima, non stucchevole, ma non può dare assolutamente fastidio e non rimane tantissimo sul corpo se siete noiose con le profumazioni. L'unico prodotto per i capelli, ragazze, è questa cheratina liquida di Cattiva, questo marchio qui, non so se si vede, eccolo qua. È un prodotto che io ho trovato sul sito di Privaglia, perché sapete le mie peripezie con i capelli nel cambio di stagione, poi ho i capelli veramente molto lunghi, ho deciso di tenerli lunghi e avevo bisogno di prodotti un po' più professionali. Utilizzo anche la roba da supermercato, perché comunque avendo 800.000 km di capelli ho bisogno anche di tanniche e di balsamo, però ogni tanto mi fa piacere utilizzare prodotti professionali perché penso che abbiano una resa diversa. E questo è un prodotto che mi ha strabiliato veramente, sono 60 ml di prodotto ed è un prodotto da applicare prima di andare ad asciugare i capelli. Non è assolutamente un prodotto termoprotettivo, è proprio un trattamento alla cheratina che va a lisciare il capello, lo va a illuminare, lo va a risanare, va a chiudere bene le scaglie e in teoria i prodotti buoni non dovrebbero andare ad appesantire. E questo lo è. Questo non è un olio, non è una crema, ma è un gel. Ma un gel che al tatto sembra oleoso. Infatti la prima volta quando l'ho ho preso un po' di prodotto, ho detto oddio, mi ungerà i capelli, perché io di solito gli oli non li utilizzo mai sui capelli post shampoo, perché non mi so regolare, perché nella mia testa ho i capelli lunghi, ci vuole tanto prodotto e quindi spesso l'olio me li sporca anche se ho i capelli lunghi. Basta una pusciata, quindi una goccia, perché ha questo dosatore, basta schiacciare solo una volta, ha un profumo buonissimo. E ragazze, quando lo applico, questa è la texture, quando lo applico sui capelli, lo applico sui capelli a testa in giù, qua ce n'è un po' di residuo, lo applico con i capelli a testa in giù
E se avete anche qualche nodo sopravvissuto al balsamo e alla maschera, questo ve lo va a districare subito, vi va a ammorbidire tantissimo i capelli e soprattutto ve li va a setificare. Poi una volta che voi vi asciugate i capelli, ragazze, una bomba, i capelli luminosi, disciplinati, zero crespo, con le scaglie chiuse, sembra che siete uscite appena dal parrucchiere. Ovviamente se avete i capelli fini nessun prodotto vi salverà e qualche capello sparato ci sarà sempre, però si vede proprio la differenza. Io da quando lo utilizzo noto che i miei capelli si annodano meno tra un lavaggio e l'altro, è una cosa importantissima per me in questo periodo, perché a volte ho i capelli belli qua sopra e poi qua sotto ho dei nodi e non riesco a pettinarli perché non ho la pazienza. Se li pettino, ragazze, mi strappo, mi faccio la parrucchiera da sola, e questo prodotto mi evita proprio che i capelli si vadano ad annodare. Si annodano comunque, ma molto molto meno, non fanno proprio i nidi di rondine. Un prodotto eccezionale, infatti vi ho fatto vedere anche su Instagram quando lo applicavo, come lo applicavo, e soprattutto vi facevo vedere l'effetto, perché poi dopo l'asciugatura io non mi piastro assolutamente i capelli perché c'ho già lisci, non ho pazienza. Dopo l'asciugatura vi faccio proprio vedere come sono luminosi, sembra proprio uscita dal parrucchiere. Stra consigliato se trovate la campagna per i capelli su Privalia, per esempio, di testa nera eccetera, c'è anche questo brand Cattiva, veramente un prodotto che mi ha sorpreso. La prossima volta che avrò bisogno di qualche shampoo prodotto per i capelli ne prenderò 2-3 confezioni, perché in offerta devo dire che l'ho pagato 9 euro, cioè non è tutta questa grande spesona. Poi direi di cominciare con il viso, perché per i capelli c'era solo quel prodotto. Voi spesso mi chiedete: facci un video dei tuoi prodotti per i capelli super top da non farseli mai mancare. Ma ragazzi, sono talmente noiosa che non ne ho, cioè non ne ho, non ho ancora trovato un prodotto così valido da andarlo a ricomprare 800 volte, ve lo giuro, non l'ho ancora trovato. Invece questo è un prodotto per il viso che ricompro già la seconda o terza volta, non me lo ricordo. È l'acqua micellare di Giada, questa acqua micellare lenitiva per pelle sensibile e reattiva, viso, occhi e labbra, 0% di profumo. Questo è un prodotto biologico certificato AIA. Quando l'ho acquistata la prima volta, l'ho provata, mi è piaciuta così tanto che sono andata a ricomprarlo. Io spesso faccio così, quando un prodotto mi colpisce, anche se è ancora pieno, io ho già l'ansia, quindi devo andare a comprare uno nuovo da avere nelle scorte per dormire tranquilla. Ed è questo prodotto è uno di quelli che potrei anche ricomprare un'altra volta. È un'acqua micellare estremamente, estremamente delicata. Contiene all'interno la rosa canina, l'aloe vera, contiene la calendula, non va assolutamente a irritare gli occhi, strucca tutto, tutto. Non ho provato il trucco waterproof, ma per quanto riguarda il trucco classico, mascara, ombretto, viso, labbra, tutto, e non brucia, cioè zero, sembra, non fa neanche schiumetta d'acqua micellare quando la tengo in posa, ed è veloce ed efficace, quindi se avete la pelle estremamente sensibile, la potete utilizzare perché è ottima, e la potete utilizzare anche come una mousse nell'erogatore. Mi piace moltissimo, sono 500 ml di prodotto, costa quasi 10 euro o 10 euro, però ragazze, se lo utilizzate per il viso oppure solo per gli occhi, dura un'eternità. Io l'adoro e come potete vedere la sto utilizzando con grandissima, grandissima soddisfazione. Un altro detergente che mi ha colpito e sono corsa a comprarlo pur avendolo cominciato solo da una settimana, cioè capite l'autonomia cerebrale che ho io, è questo detergente crema schiuma idratante per pelli normali e secche di CeraVe. Io l'ho provato in campioncino quando ho acquistato l'olio detergente, vi ricordate? E mi era talmente tanto piaciuto che sono corsa in farmacia e l'ho acquistato. Non è la stessa versione di detergente idratante, questa è un'altra cosa, perché esiste la versione, per esempio, cream to foam per pelle misto grasse, adesso hanno fatto per pelle normale secche. Infatti questa è una crema senza profumo che, pur non avendo profumo, io sento comunque l'odore di leggermente di latte, non so perché, di bambino. Per pelle normali e secche, con 3 ceramidi essenziali, aminoacidi, acido ialuronico, e rimuove il make-up, infatti c'è anche scritto, come potete vedere. Costa una sciocchezza, soprattutto in questo periodo se l'ho trovata in sconto,
Io ce l'ho la versione da 236 ml e l'ho già ricomprata. Questo vi dice quanto mi piace questo prodotto. Allora, come si presenta? Si presenta come una crema detergente. Io la applico sul viso, la massaggio. Quando la emulsiono con l'acqua si trasforma in una, quasi mousse, non di quelle cariche, di quelle sfumose, ma che fa tanta schiuma. Pur facendo tanta schiuma, una schiuma morbida, e ragazze, quando sciacquo questo prodotto ho una pelle di seta, quasi rimpolpata, morbidissima, e mi dà un'ottima sensazione di pulizia. È talmente delicato ed efficace che ve lo straconsiglio. Se avete una pelle secca, che tira, che ha delle desquamazioni, ceramidi, acido ialuronico, questo è il detergente della vita. Cioè, io vi assicuro che questo è un detergente che mi piace ancora di più rispetto a quello idratante, ancora di più rispetto a quello esfoliante, che vabbè, non c'entra niente perché ha un'altra funzione. Ottimo. È una via di mezzo tra un latte detergente e un gel detergente che fa tanta schiuma, perché ha due fasi. Ve lo straconsiglio, fidatevi che vi lascerà una pelle morbida, non vi tira assolutamente il viso e vi dà la sensazione di pelle quasi idratata, e in più rimuove anche il make-up. Che cosa possiamo chiedere di più a CeraVe? Non lo so. Un altro prodotto per il viso, di questo ve ne ho già parlato, ho accennato in un altro video su Bottega Verde, ma è stato comunque un colpo di fulmine, è questo tonico viso alle mandorle dolci, appunto di Bottega Verde, 200 ml di prodotto. Qua dice tonico illuminante e rinfrescante, in realtà io lo trovo un tonico molto molto emolliente, molto addolcente e disarrossante. Come potete vedere, lo sto utilizzando tanto perché innanzitutto mi piace tanto, e in questo periodo ho proprio una pelle particolarmente irritata e quindi tendo a ripescarlo in automatico. Cioè, ho tantissimi tonici aperti, come voi ben sapete, ma tendo a utilizzare questo perché mi piace il suo effetto. Va utilizzato poco alla volta, oltre al suo profumo coccoloso di mandorla che mi fa impazzire. Vado a picchiettarlo sul viso con le mani o col dischetto di cotone e sento subito la pelle ammorbidita, la pelle più rilassata, più nello stato di comfort, idratata, non appiccica per niente se utilizzate poco prodotto, se utilizzate di più sì, ma quella è a vostra discrezione. Io ve lo straconsiglio perché è anche idratante, ma non eccessivamente. Mi piace proprio il suo effetto emolliente. Poi passiamo a un altro prodotto che mi ha colpito, che sto utilizzando, ma vi anticipo già che nel danno che io ho fatto ho preso anche altre ampolle. Sono queste ampolle ai peptidi anti-age e vitamina C di Vichy, famosissime, tutte le avete provate, io ero ancora indietro perché stavo aspettando un pochino. Queste sono 10 ampolle, dice 20 applicazioni, ma io ne faccio 10 applicazioni perché utilizzo l'ampolla per volta e tutta. Ne ho fatte 2, 3, 4 ampolle. Ha anche il suo coperchio che io ho in bagno, quindi è super comoda se voi andate a dilazionare il prodotto, perché ha il suo coperchietto e non si disperde il prodotto. Ma io comunque non vi consiglio di farlo perché la vitamina C è estremamente fragile e delicata, quindi anche se voi avete il coperchietto potete metterlo anche sotto vuoto e si deteriora facilmente, quindi utilizzate l'ampolla intera. Costano, sì, ma non andate a lesinare, soprattutto con la vitamina C, che anche con uno spiffero d'aria si deteriora e voi non sarete mai sicuri di averlo chiuso al 100% senza che niente fosse entrato dentro. Mi piacciono tantissimo, sono delle ampolle acquose che io applico prima del siero, perché le ampolle vanno utilizzate come booster, quindi prima di qualsiasi altro trattamento, quindi dopo il tonico, dopo la essence, se la mettete e prima del siero, perché va a potenziare tutti i trattamenti. Io appunto lo applico in questo modo, applico l'intera ampolla, quindi faccio metà, la vado a tamponare il viso e poi un'altra metà subito dopo. Si assorbono in maniera immediata, non appiccicano, non ungono, non vi creano nessuna pattina, la sensazione di tiraggio o qualche fastidio. E ragazze, dopo prima ampolla, il giorno dopo, noterete la pelle diversa. Va a lavorare moltissimo sulla grana della pelle. Io dopo 4 ampolle vi dico già i miglioramenti che ho avuto. Allora, la grana della pelle ve la va proprio a levigare, è più liscia, più uniforme, vi va a illuminare tantissimo, che sembra che
Avete una pelle specchiata, come se avete messo l'illuminante. Io spesso mi faccio vedere non truccata e vedete la pelle sparaflesciata, ma perché è super iperluminosa. E anche questo me lo lascia, anche al lavoro addirittura se ne sono accorta. Ma che cosa hai usato? Che fondotinta usi? Che è così glow ma naturale. In realtà io non vado al lavoro truccata con il fondotinta, quando mai, che non ho tempo e poi con la mascherina non avrebbe senso. Lascia la pelle morbida, compatta, ottimo. Adoro, 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 ve lo straconsiglio. Se volete una botta di vita alla vostra pelle, se volete dare un po' di tono, un po' di luminosità, di togliervi il grigiore o andare a lavorare un pochino sulle macchiette che avete, perché la vitamina C è importantissima anche sulle macchiette post esposizione solare, quelle leggere, top, top, top. È veramente compatta, si sente la presenza dei peptidi perché sentite proprio la pelle compatta, rimpolpata, turgida, bella. Bella, bella, io sono a metà di ampolle. L'unica cosa che ha un odore che lascia un po' desiderare, nel senso che allora le mie almeno sanno di, scusate, rigurgito da bambino, cioè proprio. Però non è un odore che si sente sul viso e passa subito. Stra, stra consigliate, ragazze, per tutti i tipi di pelle, non fatevi problemi. Poi un altro prodotto, questo lo sto utilizzando già da un mese, però sapete che per questa tipologia di prodotto contorno occhi, in questo caso ci vuole almeno uno si fa idea quando lo finisce, devo dire che mi sta piacendo molto per ora, è questa crema lenitiva per palpebre e contorno occhi irritati di SVR. Questo è un prodottino che io ho trovato nella box di Look Fantastic, che mi dà sempre tantissime gioie. Appunto, sono 15 ml di prodotto, contiene acido ialuronico, omega 3, omega 6 e omega 9. A me SVR, a prescindere, piace, ho provato tantissimi prodotti e quando raggrupperò un po' di prodotti vi farò sicuramente un video in monomarca, anche questo prodotto non mi ha deluso assolutamente. Sono 15 ml. Allora, quando l'ho mostrato su Instagram, tante di voi mi avete scritto che utilizzalo la sera perché è un prodotto un po' corposo, oppure mi avete chiesto come si utilizza questo prodotto, visto che è una maschera, un trattamento proprio per la zona contorno occhi. Io in realtà lo utilizzo come un contorno occhi classico mattina e sera. La mia premessa è sempre la stessa, ragazza. Io ho un contorno occhi secco, quindi per me questa texture è molto leggera, quindi la posso utilizzare sia al mattino e la posso stratificare la sera. Infatti è una cremina che su di me, sul mio contorno occhi, si assorbe subito. Vedete? Non fa assolutamente shea bianca, si assorbe subito. Non mi lascia nessuna sensazione di contorno occhi presente e mi va a lisciare la pelle, me la va a rimpolpare, a idratare e mi mantiene, devo dire, l'idratazione per tutto il giorno. Ovviamente alla sera la stratifico, ci metto qualche goccino di olio se vuole un trattamento un po' più strong, ma mi sto trovando bene. A chi è adatta? È adatta sicuramente a chi ha gli occhi molto molto sensibili perché non contiene assolutamente profumo, quindi già questo è un primo ingrediente che dà gioia agli occhi sensibili. È adatta a chi tende ad avere le screpolature da freddo nella zona contorno occhi, oppure a un soggetto allergico al polline come me, che io quando cominciano a lacrimarmi gli occhi mi si spacca qua sotto e a volte uso anche il cortisone, una pomatina al cortisone. Questo può essere adatto proprio andare a reidratare la zona, elasticizzarla e arginare un po' le spaccature. È adatto anche alle persone che hanno fatto trattamenti estetici, la rimozione della pelle in eccesso delle palpebre, oppure hanno fatto qualche punturina, perché questo è un prodotto estremamente delicato e essenziale che va molto a idratare, lisciare e anche proteggere e rimpolpare, appunto perché si può utilizzare anche sopra sulla palpebra. Questo è molto molto importante perché non è tanto scontato che qualsiasi contorno occhi può essere utilizzato sulla palpebra, perché potrebbe appesantire e crearvi le borse. Questo invece si può. Io lo applico dappertutto e devo dire che mi ha aiutato tantissimo. Ovviamente, chi soffre di secchezza palpebrale deve pigliare questo tipo di prodotto. So che anche la Roche-Posay fa questo tipo di prodotto. Sono curiosa di provarlo perché su di me funziona bene come un contorno occhi idratante, anche molto idratante, cioè mi piace moltissimo.
E mi piace moltissimo anche il fatto che quando ho gli occhi particolarmente sensibili posso utilizzarlo senza aver l'ansia di piangere tutto il giorno o tutta la notte. Veramente, veramente ottimo. Poi, un prodotto che vi ho mostrato in qualche skincare è questa gel crema anti-aging di Endocare. Quando ve l'ho fatto vedere, la stavo appena cominciando, insomma, l'avevo utilizzato circa 10 giorni, adesso ragazzi la sto per finire, però è un prodotto che mi piace molto, che è stato un colpo di fulmine, ma mi continua a piacermi e non ve l'ho fatta vedere prima, dai Ecate ce la facciamo. Troviamo l'italiano Endocare, formulato in un gel cremoso non grasso al tatto con ingredienti di attività rigenerante antiossidante che contribuiscono a ridurre i segni visibili del fotoinvecchiamento ed accelerare la rigenerazione della pelle. All'interno contiene Growth Factor Technology, che sarebbe un brevetto che va a rinforzare la barriera cutanea, infatti fonte di naturale energia e rigenerazione cutanea con proprietà antiossidanti e riparatrici della pelle, efficacia dimostrata clinicamente sulle pelli stressate e fotoinvecchiate per tutti i tipi di pelle, e all'interno contiene anche il collagen booster. Perché ve la mostro? Innanzitutto è una crema fotonica, ma poi contiene la bava di lumaca al terzo posto. Voi sapete che io non vado assolutamente d'accordo con la bava di lumaca, ma come vi ho detto per il siero, vi ripeto anche che per questa crema è formulata talmente bene, talmente equilibrata, che la bava di lumaca non mi ha dato assolutamente fastidio da quando l'ho cominciata. È vero, è adatta per tutti i tipi di pelle perché ha questa texture che sembra cremosa, compatta, ma è quando va a rottura sul viso è estremamente fresca, ma è emolliente. Tutto sommato non è assolutamente pesante. Mi piace tantissimo perché è versatile, si può utilizzarlo al mattino, si può utilizzare la sera, si stratifica in maniera sublime, cioè se io voglio farmi due passate di questa crema la mia pelle se la beve e mi lascia proprio la pelle asciutta, perché è adatta per tutti i tipi di pelle, quindi anche per pelle grassa, quindi ha questa funzione sì, che quando si assorbe non vi lascia nessuna patina protettiva, diciamo, che serve a pelle secca. Io però sono portatrice di pelle secca e mi trovo benissimo come crema giorno, ovviamente, perché per la notte mi serve di più. L'ho usata ad agosto quando c'era un caldo porco e lo sto usando adesso e la adoro. Va a idratare, va a rimpolpare, va a lisciare tantissimo, va a illuminare la pelle e ha anche un effetto schiarente, proprio perché contiene la bava di lumaca, che per la pelle grassa è un prodotto purificante, per la pelle secca è un prodotto schiarente, un attivo, scusate. Ottima, mi lascia la pelle molto luminosa, molto idratata, molto rimpolpata e soprattutto ha un buonissimo effetto defaticante. Cioè, vi dà quell'effetto di pelle riposata, di pelle di pesca, di pelle di chi non lavora, che non ha pensieri, non ha stress. Ottima, la consiglio veramente a tutti i tipi di pelle perché è formulata molto molto bene. Soprattutto questo brand è poco chiacchierato, ma è veramente un brand con control balls, perché fa dei prodotti super concentrati che vi fanno vedere gli effetti quasi nell'immediato. Io ho aspettato a parlarvene, anche se dopo 10 giorni vi potevo fare la stessa identica recensione, ma volevo aspettare perché giustamente bisogna provare i prodotti, io sono quasi alla fine, ma è un prodotto pazzesco. Vedete, vi sembra compatta, però è molto molto leggera, guardate. Ve l'ho fatta vedere anche in azione, è veramente buonissima, poi quando va a rottura è acquosa e quindi si assorbe subito. Ha un profumo delicatissimo di crema, top. L'ultimo prodotto, ragazze, poi vi lascio parlare, se parlate, buongiorno. Vi lascio andare a questo burro cacao stick labbra per le labbra secche e screpolate di Bionic, della linea Pro Xera. Sì, di Bionic. Allora, anche qui per anni e anni ho snobbato Bionic perché non so quale anima buona mi aveva detto che conteneva solo schifezze. In realtà io ho preso un burro cacao, sì, l'ho pagato 7 euro, ma non ha paraffina liquida, cosa che a me non importa, anzi nel burro per le labbra la preferisco, anche perché mi crea una barriera che mi evita la disidratazione, ma contiene olio di ricino, olio di jojoba, burro di karité, olio di avocado, cera, olio di cacao, burro di cacao, l'olio di oliva, l'olio di girasole, tocoferolo, vanillina, vanillina, insomma, magari voleva fare un dolce,
poi contiene anche tocoferolo, cioè pazzesco. Ottimo, è un burro cacao né oglioso né ceroso, una via di mezzo che è un pochettino asciutto quando lo andate a stendere sulle labbra, ma comunque scorrevole. Idrata, regenera, protegge, non vi lascia un pastone bianco, non si infila nella bocca, quando parlate non ve lo ritrovate in giro ai lati che sembra che state sbavando rabbia. Ottimo primer per i rossetti, ovviamente non è il burro cacao più rigenerante e non è neanche un burro cacao adatto per chi magari va in quota in montagna eccetera eccetera, ma da città è un ottimo burro cacao, cioè io lo applico durante la giornata e io ancora non ho le labbra secche, quindi stra consigliato. 7 euro ben spesi, se lo trovate in offerta dategli una chance, anche perché è ricchissimo di burri e oli. Ottimo, ma veramente veramente ottimo. E poi Bionic è adatto proprio per le pelli super reattive che non tollerano niente, quindi sono formulati con ancora più attenzione rispetto agli altri. Mi sono dimenticata di farvi vedere un altro prodotto, ma fa lo stesso, mi infilo subito. Anche questo è stato un prodotto amore al primo utilizzo, è la maschera per il viso al miele di Farm Fresh. Hanno tutti questi pack in latta, come potete vedere. All'interno contiene curcuma, avena e miele. È un prodotto che va a idratare, anti-age e riparare la pelle. Allora, io ve la consiglio di utilizzare nella stagione fredda, perché l'ho provato a utilizzare nella stagione calda e mi colava ovunque. È una texture mielosa, praticamente sembra di spalmarvi il miele, non si vede neanche. Profumo di miele e anche il sapore di miele, perché mi è capitato di metterlo anche in questa zona, un po' mi è andato in bocca, sapeva di miele. Basta poco prodotto, è estremamente appiccicoso come prodotto, quindi non è per niente confortevole, ma si stende in maniera molto molto omogenea e poi una volta che si fissa sul viso non dà nessun fastidio, basta che non avete i capelli che si appiccicano sul viso, la posa è tutto sommato piacevole. Mi piace molto l'effetto. Allora, io non la trovo una maschera super mega iper idratante, ma la trovo molto molto levigante, molto molto disarrossante, soprattutto leggermente purificante, perché il miele ha una sua azione antibatterica, ma va a illuminare tantissimo tantissimo la pelle, ma veramente tanto. Non so che stregoneria c'è qua dentro, ma io, come noto la luminosità il giorno dopo, già quando la sciacquo, se vedo la pelle più uniforme, significa che è stata una buona maschera uniformante e illuminante, ma il giorno dopo, quando mi sveglio e vedo questa pelle luminosa, sicuramente la gran parte della luminosità è data dalla maschera che ho fatto. Se so che ho fatto anche una maschera illuminante, di certo le lodi sono tutte sue. E questa maschera è veramente ottima, non so come mai su di me non va assolutamente a idratare, quindi non la utilizzo quando ho una pelle particolarmente secca, forse perché il miele su di me va proprio a riparare più che idratare, forse ha un leggero effetto emolliente perché non mi va a bruciare dove ho le zone secche, quindi li va ad ammorbidire ma non di certo idratare. Illumina, protegge e ha anche una sua azione antibatterica, proprio perché il miele è un potentissimo antibatterico naturale. Se vi piace il miele, se vi piace la profumazione del miele, questa è una buona maschera. Io non amo assolutamente il pack in latta perché c'è il rischio che si spacca e il prodotto vada a farsi benedire. Buona comunque. E niente ragazze, io vi ho mostrato tutto, spero di esservi stata utile, in piacevole compagnia, io vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!